Io credo che il futuro delle nostre città, così come noi dovremmo immaginarci le nostre città, non corrisponda più ai criteri, diciamo, a cui ci avevano abituato anche le ultime avanguardie negli anni 60-70, cioè di visioni utopiche generalizzate. Queste ovviamente si continuano a produrre, soprattutto gli architetti ne producono e ne sfornano una grande quantità. Ma credo che il futuro della città, così come io lo immagino, sta scritto, diciamo, nella condizione, diciamo, in cui si sta evolvendo la sua contemporaneità. Credo che le nostre città, che c'è le città in generale, ma ovviamente questo vale in particolare per le città europee, oltre che quelle italiane, devono essere, quello che io vedo è la città di una città complessa, una città ibrida, una città che è porosa, cioè una città che è come una spugna, è fatta di cavità, per cui il centro, per esempio il concetto di centro, lo possiamo trovare sia nel centro storico che nelle periferie, cioè come ricostituire dei nuclei di centralità nelle periferie storicizzate o anche nei territori, creando delle città hub o dei centri hub. E per fare tutte queste cose è evidente che ci vuole un'altra componente importante, che è quella della connettività. Cioè una città del genere, per governarne, diciamo, la complessità e la molteplicità di funzioni, richiede una grande connettività, grazie anche alle nuove tecnologie. Un peso sempre maggiore avranno sul futuro delle nostre città le considerazioni che noi faremo sul digitale, sull'uso del digitale e di come quest'uso, diciamo, possa essere reso sempre più democratico attraverso delle forme open source, come se queste piattaforme open source possono essere applicate alle città in maniera da realizzare, in questa complessità che è difficile da governare con sistemi tradizionali, una forma radicata di democrazia diffusa.